Bene, ci siamo. Buon pomeriggio a tutti voi, amici che ci seguite via radio, ciao Como Radio o via web su ciaocomo.it. Un buon pomeriggio a tutti voi, appassionati di sport, tifosi del Como. Oggi è davvero una grande puntata della nostra curva bianco-blu, un regalo che abbiamo voluto fare ai tifosi che ce lo hanno chiesto ripetutamente e allora finalmente ce l'abbiamo fatta a portarlo qua in studio. Lo ringraziamo ovviamente di essere venuto, ringraziamo però anche Ginevra Tagliaferri che ha fatto da tramite. Ginevra, grazie della tua stampa del Como per averci portato qui Andrea Simone Ganza. Ciao, buon pomeriggio, grazie di essere venuto Simone. Ovviamente. Andrea o Simone? Come ti devo chiamare? Simone Andrea, ok, perfetto. E no, così chiariamo subito. Senti, a proposito di cose, togliamocelo subito, prima che i tifosi poi iniziano a mandare gli SMS, ve lo ricordo, il numero è 348 44 15 730 per domande, curiosità e dubbi che avete magari a riguardo del Como, ma dubbi direi sono abbastanza pochi nei confronti della squadra e di Andrea e di Simone. Anzi, parliamo subito di te e di questa tua prima esperienza qua a Como. Sei arrivato quest'estate. Molti dicevano, ma sì, è figlio di, ma è un giocatore che direi si è fatto subito apprezzare moltissimo. I tifosi ti vogliono molto bene. Come sta andando a livello personale? Questo primi mesi a Diciamo che stanno andando molto bene perché è la proposta 5, sono contentissimo di fare molto bene, quindi anche dentro più così hanno dimostrato che mi avete molto affetto, quindi stanno sicuramente sulla strada giusta. Ecco, perfetto. Allora, io ve lo ricordo ancora, se volete scrivere appunto a Simone 348 44 15 730 è a vostra disposizione per i prossimi minuti e sono ovviamente i primi messaggi di saluto e di incitamento. Simone, c'è uno che dice, allora quanti gol che ci puoi regalare quest'anno? E un altro che dice, aspetta che lo vado a vedere, l'ho visto adesso. Ok, Simone, secondo te questo Como è attrezzato per andare in Serie B così proprio brutale, brutale? Iniziamo dai gol, Simone. Che cosa ti senti dire? 5 nei fatti, uno più bello dell'altro, devo dire Simone, ma va detto proprio perché li abbiamo visti, li ho visti ancora, li ho rivisti stamattina, devo dire che sono anche gol di pregevole qualità. Non mi sento tanto di promettere questa cosa perché comunque penso che lavorando giorno dopo giorno si possa dimostrare qualcosa di importante come penso stia facendo. Quindi io spero di arrivare a doppia cifra, però comunque dall'anno scorso a quest'anno è già stato un grande cambiamento e ci vedrai in 3 mesi e mezzo sono un bel bottino. Ma te lo aspettavi quando sei arrivato a Como? Pensavi di avere questo spazio che poi alla fine sei riuscito a ricavare e a ritagliarti anche e soprattutto perché ti sei impegnato, hai lavorato forte, stai lavorando molto bene, ovviamente fisicamente non ci sono problemi, è importante anche questo, Simone. Io mi sono messo in gioco perché comunque mi sono staccato da una grande società come Milano e quindi ho sposato in più in questo progetto e sono stato convintissimo fino al primo momento di venire qua, infatti nel senso sono se la scelta giustissima. Quindi contento, assolutamente contentissimo. È una persona che davvero è molto carico sicuramente, che anche sabato sei riuscito a trovare il pertugio giusto, sicuramente per aprire la gara. Una gara non facile, Simone, facciamo un salto all'indietro. Arrivavate da due sconfitte consecutive, Novara e poi Bassano, quindi c'era anche così un po' di ansia da prestazione, nel senso che insomma, non si poteva fare un altro passo passo. Poi alla fine siete riusciti, no, a rendere la partita abbastanza agevole, però comunque tutto sommato non facile, perché mai visto partite semplici e agevoli come questo campionato. Sì, era una partita di studio perché comunque dopo le sconfitte per dimostrare, no, non dimostrare perché comunque noi siamo consapevoli della nostra qualità e siamo sicuri di fare cose importanti, però comunque A dimostrare a noi stessi più che altro che nel collaboro, perché anche comunque dopo le sconfitte ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto che comunque dovevamo continuare su questa strada e penso che l'abbiamo fatto al meglio perché ancora in casa abbiamo risultati solo positivi tra pareggi e vittorie, quindi diciamo che è il nostro fortino.
Molto bene, senti, un'altra domanda di un tifoso che ti dice: ma se tu sei adesso del Como, sei tutto del Como oppure no? Sì, sì, sono... Sei tutto del Como, Simone? 2 anni del Como, sì. Ah, perfetto, ecco, quindi è accontentato anche questo nostro ascoltatore che chiedeva appunto se... Quindi hai, come giustamente hai detto prima, si è sposato in pieno la causa, anche se mi dicevi prima quando sei arrivato oggi che tu comunque il Como, il territorio, il lago, sai... Lo conosci già perché anni fa, lo ricordiamo, eri per esempio con papà, con la famiglia, insomma, quando papà giocava dove? Nell'Inter. Nell'Inter, sì, sì, abbiamo quindi... vissuto 2 anni e mezzo qua a Cernobbio, quindi sapevo già tutto, io ero... Lo raccontavo a fianco al... Ma tu giocavi già? Io giocavo nella Radice Spera. Nella Radice Spera, ah, sì. Ecco, perfetto, per cui è stata proprio una cosa... Sì, che... sì, è stato come tornare a casa. Diciamo. Sì, no, sostanzialmente sì, è vero. Ecco. Ma quanto ti è pesato, diciamo così, il fatto di un papà così importante, famoso sicuramente, conosciuto sicuramente, i tifosi anche loro stravedevano per papà, ovviamente, e quanto papà... ha dato i consigli giusti, utili, quando tu hai voluto, hai detto papà vorrei provare anche a giocare a calcio? Ma non mi è mai pesato perché comunque non l'ho mai sofferto tanto questo paragone, ormai diciamo che sono quasi abituato. Sì, esatto. Quindi io faccio il mio percorso sperando sicuramente di fare quello che, almeno quello che ha fatto lui nella sua carriera, però... Io sono Simone Andrea, lui era Maurizio e abbiamo 2 storie completamente diverse, sperando che un giorno... È amatissimo anche papà. Sicuramente. Guarda, devo dirtelo sinceramente che pure io andavo a seguire, è amatissimo papà, perché insomma i gol ne ha fatti una caterva, famosissimo quando diceva che segnava sempre lui in dialetto milanese, ma è vero. Verissimo. Tu andai a vedere papà. Sì, sempre andato a vedere papà, sì. Quindi non ti pesa, non ti è pesa questo paragone. Chiaro che è un cognome che è ovviamente un po' impegnativo, senza dubbio, no? Quando... Sì, certo, quando sei sicuramente più sotto il riflettore, sia nel bene che nel male, quando magari fai bene ti sei comunque sei più aiutato, parlano molto di te. Quando magari vai male, la prima cosa che tendono a dire è: non segno, non sei come papà, però è la verità, però ci sta, fa parte del gioco, anche questo lo accetto come ho sempre fatto e andiamo avanti. Perché poi... Simpatico Simone, ci fa veramente piacere averlo qui ospite oggi, senza togliere nulla che i compagni che hanno preceduto, assolutamente. Sempre Forza Como, ci sono incitamenti di tifosi, adesso noi ci crediamo, forza ragazzi. Poi c'è un'altra domanda che dice, aspetta, ecco, sì, Simone, in questo mese di dicembre si decide, dice, il futuro del Como, sei d'accordo? Beh, insomma, assolutamente, sì, sei d'accordo? Sì, sì, perché comunque abbiamo, se non sbaglio, compresa la Coppa Italia, 3 partite in casa. Quindi allora ricapitoliamo, mercoledì prossimo, dopodomani, con Alessandria, in casa Coppa Italia con Alessandria, 8 ottavi di finale, eliminazione diretta, sabato giocate ad Arezzo, poi mercoledì prossimo, il 10 se non sbaglio, recupero in casa con la Cremonese, il sabato successivo in casa sempre con l'Alessandria ma in campionato, e poi a Pavia. Sì, quindi programmino mica male. Si decide tutto, noi ci stiamo preparando al meglio perché siamo consapevoli che in questo mese... possiamo fare qualcosa di importante, che comunque si decide non il campionato, perché poi c'è tutta la gira di ritorno, è lungo il campionato, però sicuramente possiamo dare una scossa alle nostre pretendenti, comunque che siano Novara, Bassano, tutte quelle comunque sono con noi. Come vedi, come vedi tu questo Bassano che avete affrontato la scorsa settimana? È più forte del Novara? Io non penso che i giocatori che ha Novara non ce l'abbia nessuno nella nostra Serie C, quindi secondo me il Novara Lega è più forte. Serie C, nonché Lega Pro, certo. Però i giocatori non fanno la squadra, quindi probabilmente il Bassano ha trovato la sua dimensione, ha trovato anche un grande entusiasmo, sì. Moltissimo entusiasmo, un grande allenatore, perché comunque anche l'anno scorso Antonio Asta adesso è galvanizzato. E quindi sull'entusiasmo, come tutte le squadre, si può fare veramente qualcosa di bello. E quindi anche per questo comunque anche il nostro pubblico ci dovrà sicuramente dare una mano nelle difficoltà che potremmo incontrare in questa stagione. Ecco, potete chiedere a Simone se poi il papà viene a vederlo ogni tanto e se gli dà dei suggerimenti? Cioè, immagino di sì, perché viene sempre, se può, viene se sempre, può, viene sempre. Sì, sì, sì. Sempre. Ah, perfetto. Anche in trasferta a volte.
Ah, perbacco, suggerimenti, poi però è come è un papà discreto che si limita a un equilibrio perché mi dice cosa sbaglio, sicuramente, perché non insomma, puoi non ascoltare. Esatto, volevo dirtelo. Però non è uno di quei papà che comunque ti dice devi fare così per forza. Io gli spiego le cose e ci confrontiamo, è quella la cosa che mi è sempre piaciuta ed è per quello che abbiamo un tipo di rapporto del genere, perché comunque lui mi dice di fare questo, però magari io gli spiego perché ho fatto così e allora ci confrontiamo. Beh, chi ha giocato in attacco, si può anche davvero confrontare questa cosa qua. Beh, insomma, è una bella storia quella che ci sta raccontando Simone, che effettivamente, appunto, è figlio di un grandissimo attaccante, lui stesso comunque attaccante di grande spessore. Ma quando hai iniziato a andare a DC, hai giocato subito attaccante perché così ti andava, per DNA? Cioè, come no, ho iniziato da portiere. Appunto, come sei arrivato a fare attaccante e a fare tanti gol? Perché praticamente da piccolo a me piaceva stare in porta, però salivo sui calci d'angoli, calciavo le punizioni, i rigori. Allora a un certo punto anche papà mi ha detto prova a giocare fuori. E ho iniziato a giocare fuori, ho cominciato a giocare a centrocampo, poi da quando ho cominciato a capire che il gol era la cosa più bella che potesse capitare, allora ho detto forse è meglio fare l'attaccante. È bello anche non farlo fare il gol, come se giochi in porta. Sicuramente. Però è ben diverso. Senza dubbio. Va bene, Ginevra, veramente contenti di avere qua Simone oggi. Facciamo un attimo il punto della situazione anche su questo campionato che, come diceva Simone, adesso andiamo a affrontare le partite più importanti questo mese di dicembre, sicuramente scontri diretti. Com'è la classifica? Diciamo anche un po' il punto della situazione, allora, vedere cos'è. Come la prendere alla mano. Prendi la classifica, così lo ricordiamo anche ai tifosi. Poi parliamo anche ovviamente del settore giovanile, vediamo come è andato in questo fine settimana. Tra l'altro la scorsa settimana abbiamo avuto proprio qua in studio Roberto Galia, che ci ha parlato del settore giovanile, di come lui e tutti gli altri si stanno impegnando per rilanciare. Vabbè, parliamo dei primi posti. Dei primi posti della classifica. Allora, Bassano che ne ha 31 i punti, sempre con una partita in meno anche loro, perché devono recuperare la partita annullata per il maltempo. Il Pavia 30, il Novara 28, il Real Vicenza 27, perché è pareggiato, mi sembra, lo scorso weekend. Alessandria sta recuperando sui nostri punti, che ne ha 26. E noi ne abbiamo 26, poi dietro ci sono Feralpi, Monza, 23, 24. Vedendo questa classifica, in effetti quello che hai detto tu, Simone, è perfettamente giusto, perché l'Alessandria e poi il Pavia, quindi sono due avversari assolutamente toste. Beh, l'Arezzo è un po' più indietro, però di poco, comunque andare a giocare ad Arezzo non mi sembra la cosa più agevole, anche perché è una trasferta lunga, insomma, tutto quanto. Effettivamente. Quanti ne ha? 22, 22 sì, 4 punti meno del Como. Comunque, effettivamente si decide molto in questo, cioè, non è decisivo, ma insomma, uscire bene. Sì, è una classifica molto corta, quindi ogni passo falso si paga. Quindi, noi l'abbiamo visto. Quindi, sicuramente questo mese sarà molto importante. Speriamo di recuperare anche qualche assenza, perché in questo momento siamo comunque contati, quindi speriamo anche dei recuperi dei nostri compagni. Esatto, è giusto quello che dici, perché in effetti anche sabato con Giulio Mezzane era un Como, non dico rimaneggiato perché non è giusto, anzi perché avete una rosa assolutamente ampia ed equilibrata, però va detto che insomma uno come Cristiani non è che si regala così facilmente, ma anche uno come Ardito e lo stesso Fietta, come stanno i compagni a proposito? Stanno recuperando, penso, adesso non lo so, sinceramente non lo so, stanno meglio, sicuramente stanno meglio, Ardito sta correndo, anche Fietta sta meglio, non lo so, però sì, comunque anche se è una formazione rimaneggiata no, perché io penso che il Como quest'anno abbia 22 o 20 titolari, chiunque giochi riesca a dare il suo contributo, e penso che questa sia la nostra forza, che alla fine ci permetterà di avere i risultati che speriamo tutti, perché comunque che anche davanti giochi io, giochi comunque gli altri attaccanti, siamo tutti bravi, ed è questo forse la cosa bella, che comunque ti devi mettere in gioco e dimostrare settimana dopo settimana
di essere competizione sana, ovviamente, di essere più bravo di quello che magari gioca. Ecco, infatti, Simone, quanto ti pesa la concorrenza con gli altri compagni? Se ti pesa, ma quest'anno stai dimostrando di essere davvero un grande. Forza Como, forza Simone, c'è un altro tifoso che ci ha scritto. Ecco, ti pesa, Simone, però dicevi adesso che insomma... No, non mi pesa, nel senso che io sono arrivato qua, io sapevo degli attaccanti che c'erano, sapevo... però comunque la società mi ha sempre appoggiato fin dall'inizio, perché comunque sapeva delle mie qualità e quindi non mi pesa. Se gioco io sono solo felice, se gioco un altro sono sicuro che comunque può fare la stessa cosa che faccio io, o quando gioco un altro e subentro io posso fare la stessa cosa. Quindi ben venga che se ci siano più giocatori forti, che vuol dire che comunque se come mi ha chiesto prima, se è una rosa da poter provare a vincere il campionato, per vincere il campionato i giocatori forti. Il Como di quest'anno mi sembra che i giocatori forti ce li ha, tutto sommato. È chiaro che non sei tu a dover giudicare, Simone, non voglio neanche metterti in difficoltà, però è una squadra costruita comunque con una certa logica, con un certo criterio, cioè qual è la stesso, l'ho detto più di una volta durante le conferenze stampa, se non gioca uno non è che si strappa i capelli, cioè le alternative ce le ha, e sabato l'ha dimostrato, per dire, no? Sì, sì, ma infatti è quello che comunque ha dimostrato sabato e sta dimostrando fin dall'inizio del campionato. Come detto prima, noi non siamo 11 titolari e siamo 20 titolari, quindi questo è molto 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 importante, perché veramente è quello che ogni giocatore penso che senta la fiducia del mister, è la cosa più bella questa. E quando segni puoi buttare la maglia ai tifosi, ma credo proprio, non so, non è il caso. Sì, non posso, non è un'altra, quindi non è... Esatto, potresti farlo solo alla fine, eventualmente alla fine, perché ovviamente il rapporto con i tifosi, che mi pare di capire, vedo gli SMS che arrivano, sono sicuramente un buon rapporto comunque, no? Sì, sì, io... ma non solo tuo, ma direi anche un po' della squadra, no? No, penso che l'emblema sia dopo Novara, che comunque abbiamo perso 4-0 e siamo andati due volte sotto la curva e ci hanno applaudito, quindi sì, è vero, quello è per noi è, molto importante, è stata, cioè, la cosa più importante, perché vuol dire che nonostante tutto, comunque dopo una sconfitta così pesante, dopo che c'era grande aspettativa in quella partita, comunque ci hanno dimostrato di esserci comunque vicini, quindi... Ma come avete fatto a perdere contro la formazione della Giana, dice un altro tifoso. In effetti, sì, no, il nome fa sorridere, però tutto sommato hanno fatto... Lì forse, va detto, riconosciuto anche da alcuni tuoi compagni, Simone, non è stato un Como eccezionale. No. C'è la classica giornata, la domenica, che la giornata sabato, no, era sabato. Sabato no, può succedere, ovviamente che se vuoi vincere il campionato non ci devono essere queste giornate, no, però tante partite che magari abbiamo perso, che non sono andate come speravamo, purtroppo bisogna accettare e andare avanti, perché è l'unica cosa che si può fare. Poi un'altra domanda di un altro ascoltatore. Allora, sono gli ultimi minuti, amici di Ciao Como Radio, di ciaocomo.it, 348 44 15 730, ve lo ricordo, gli ultimi minuti che trascorriamo assieme a Simone Ganza, oggi qua ospite graditissimo a Curva Biancoblu assieme a Ginevra. Ginevra, adesso mi stavo dimenticando. Giovanili. Sì, no, ma dico, aspetta, no, perché ci sono un paio di altre domande per Simone. Chi ti ha impressionato di più, se c'è una formazione che ti ha impressionato di più, Simone, tra quelle che avete incontrato, ovviamente? No, non tante, una non posso dirla, perché comunque siamo qua a parlare sempre delle stesse formazioni, Novara, Bassano, quelle che sono su, quindi okay. Quelle che mi hanno impressionato di più, soprattutto per i giocatori che hanno. Grande equilibrio comunque il campionato, direi che è un campionato davvero sul filo dell'equilibrio. Ci fermiamo solo per un attimo con Simone, poi facciamo il rush finale. Sì, brevemente. Sì, no, è andato abbastanza bene, quindi allora la Berretta ha vinto 4-0 con il Pavia, le eliminazionali hanno vinto 3-0 contro il Renate, i giovanissimi nazionali hanno vinto 1-0 con l'Albino Lecce, i giovanissimi regionali B hanno perso però 4-0 con l'Atalanta, e i giovanissimi regionali A hanno vinto 3-2 con il Varese, quindi tutto sommato un weekend positivo per le giovanili del Como. Questo allora è il fine settimana delle giovanili del Como, Roberto Galia qua nei nostri studi, quindi era giusto appunto ricordare anche questo, anche perché poi anche i ragazzi ci seguono. Simone, tu dicevi, parla dei tuoi inizi, come hai iniziato proprio a giocare a calcio, quanti anni avevi
Che cosa ti senti dire magari a un ragazzino che inizia adesso e che magari ti vede poi in campo la domenica, viene con papà, con la famiglia a vederti in tribuna? Ma io ho iniziato nella Rice Spera, giocavo sul balcone di casa. Io fino a 8 anni, oltre alla Rice Spera, giocavo con i miei amici. Quindi ancora io penso che non ci sia un'età per decidere quando si voglia fare. Non c'è un'età. Io nel Milan sono andato a 14 anni. Prima giocavo nei provinciali. Quindi nel momento in cui un ragazzino si sente pronto, allora lì è il momento giusto. Però ogni ragazzino ha una storia a sé. Ecco, chiaramente è ovviamente ragazzini che devono partire e devono, come credo ovviamente tanti di voi, poi restare sempre con i piedi per terra, perché ovviamente non si è mai arrivati fino a che non... Assolutamente, la cosa più importante è quella, che comunque tenere sempre i piedi per terra fin da piccoli, perché comunque è quello che mi hanno sempre insegnato, che nonostante tutto bisogna essere coscienti e non sicuramente sognare occhi aperti, sì, perché... fare il calciatore, i sogni non si pagano, e non si pagano, come quindi... dice Simone, ed è giusto coltivarli, ma diamine, anzi viva Dio, è chiaro che però a volte se veramente un ragazzino vuole diventare ed è sicuro che può diventare bravo, penso che solo col lavoro e i piccoli sacrifici fin da piccoli, allora puoi fare il calciatore. Senza tanto lavoro, tanta convinzione, tanto sacrificio, non si può arrivare in alto, e l'hanno dimostrato tutti i grandi campioni. Quindi grandi sacrifici, grande passione ovviamente, però anche tanto sacrificio, perché appunto Simone, esatto, è bello ed è giusto quello che tu dici, cioè non è che sei arrivato adesso ad essere uno dei giocatori più amati dei tifosi del Como così per caso, nel senso che ci hai messo anche tanto impegno, credo, tanta passione, magari anche tanta delusione, Simone, cioè, sì. Perché poi ci sono i momenti belli, ma come hai detto, il gol è bellissimo, è impagabile segnare, ma credo che hai avuto, no, anche dei momenti magari no. Ma sicuramente, ma l'importante è che quando si hanno quei momenti, al posto di demoralizzarsi, bisogna rialzarsi, perché comunque dopo l'anno scorso sicuramente ho avuto è stata un'esperienza che mi ha formato come persona e come giocatore, però comunque valutandola non è andata, sotto il punto di vista realizzativo, non è andata benissimo. Però con i sacrifici, lavorando, come quest'anno per fortuna sto dimostrando il mio valore, quindi l'importante è quello, i sacrifici sono importanti, perché magari un ragazzino vede che i suoi compagni escono e lui non può uscire perché il giorno dopo gioca. Questo è quello che mi è successo a me quando ero più piccolo. No, ecco, però, quindi vabbè. Più avanti queste cose, sperando che tutto vada bene, pagherà. Però ecco, no, è giusto, hai ragione, è giusto anche dire che poi è vero, ma ci sono anche dei sacrifici, appunto magari i compagni, gli amici escono, vanno in discoteca, vanno al pub, eccetera, e tu magari non puoi farlo perché il giorno dopo poi devi giocare, o piuttosto che ti devi allenare, ma è giusto. È una scelta che devi fare tu, se te la senti di fare, come ho fatto io. Grande allora. Simone, crediamoci, dice un altro SMS, ancora un altro, forza Como, dai Simone, portaci in alto, e portaci in alto voglio dire, direi che vuol dire anche spingere in alto il Como a suon di gol, ovviamente, e speriamo già da mercoledì in Coppa Italia, anche perché, ecco, chiudiamo, siamo veramente arrivati quasi al termine, Simone, è importante il campionato, certo, questo è l'obiettivo numero uno, ovviamente, la società, però anche la Coppa Italia, si parlava prima, non si dovrebbe lasciare così un po' in secondo piano, e credo che Colella, adesso poi vedremo che scelte farà, però ci tenga, e come ci tenete voi anche alla Coppa Italia. Sì, ci teniamo, perché comunque è bello giocare tutte le competizioni, come detto prima, anche se sarà una formazione magari non con tutti i titolari tra virgolette, però comunque chiunque mettere in campo sarà all'altezza, su questo ne sono sicuro, quindi... Bene, dai, ultima cosa, ultimo saluto, ultimo appello, visto che siamo al termine, di Simone Ganza, graditissimo ospite oggi qui a Curva Bianco Blu, a Ciao Como, Radio Ciaocomo.it, ai tifosi del Como. Forse promesse è impegnativo e non te le voglio nemmeno strappare, ma che cosa ti senti dire, tifosi? Dai, Simone. Mi sento di dire di comunque aiutarci sempre, e soprattutto speriamo di fare qualcosa di importante, perché ci teniamo tutti, e sarebbe veramente una bella cosa portare in alto questo Como, perché ci crediamo noi, ci crede la società, ci credono i tifosi, quindi
tifosi, quindi ci sono tutti i presupposti per fare benissimo. Grazie, sei stato gentilissimo e simpaticissimo, ti facciamo grosso in bocca al lupo. Grazie. Perché te lo meriti davvero. Grazie Ginevra di averci portato Simone, perché è stato un graditissimo ospite. Con Curva Bianco Blu ci fermiamo qui, grazie anche al nostro regista Luca Tommasoni che ci ha assistito quest'oggi. Una buona continuazione con i nostri programmi, buona serata.